il loop è consistente. Salve a tutti i lettori e lettrici di Star Wars Celebrity Comics, bentornati in un nuovo video. Oggi facciamo un vlog, vi voglio raccontare un po' una mia esperienza, quella all'Eccomo Comic Art Festival. Questa prima parte del video l'ho registrata prima di andare e per cui vi parlerò brevemente di che cos'è questo festival e che cosa intendo fare a questo festival. Grazie intanto all'organizzazione dell'Eccomo Comic Art Festival per avermi mandato un accredito stampa e quindi avermi permesso di raccontarvi questo evento davvero esclusivo. L'Eccomo Comic Art Festival infatti è uno degli eventi dedicati ai fumetti più esclusivi probabilmente d'Italia ed Europa sicuramente. Lo chiamo evento dedicato ai fumetti perché non è una vera e propria fiera del fumetto, almeno per come la intendiamo adesso in Italia. Non è neanche una convention in senso strettamente americano, anche se è più simile a quel tipo di evento rispetto a una fiera del fumetto italiana. È infatti un festival, un evento, una convention concentrata esclusivamente sugli artisti di fumetti. Non troverete quindi all'Eccomo Comic Art Festival le bancarelle che vendono gadget nerd, non troverete cosplayer, non troverete youtuber, non troverete doppiatori, attori, personaggi dello spettacolo, diciamo. Troverete soltanto disegnatori di fumetti, americani, giapponesi, francesi, eccetera, eccetera, i loro disegni, le loro tavole originali, le loro illustrazioni, le loro stampe e magari anche dei venditori di tavole originali, delle case d'aste dedicate ai fumetti e basta. Quindi è un evento per appassionati dell'arte dei fumetti, non solo dei fumetti in generale. Si svolge sul lago di Como, in particolare a Villerba Cernobbio, una volta l'anno, questa è la quinta edizione. I biglietti d'ingresso sono limitati a 1000 per giorno, i giorni sono soltanto sabato e domenica, e sono anche abbastanza costosi, mi direte voi. Ed è indubbiamente vero, perché un biglietto singolo costa 195 euro, mentre invece il due giorni mi pare che venga sui 350 circa. C'è anche poi la possibilità di partecipare a una cena di benvenuto anche il venerdì sera e lì ovviamente i costi aumentano ancora perché è un biglietto diciamo di tipo VIP. Senza fare conti in tasca a nessuno, appunto, è un evento con una barriera di prezzo d'ingresso importante. Magari riflettete a volte se siete interessati a tanti artisti, magari questa è l'occasione di vederne tanti in una volta sola rispetto a magari tante edizioni di Lucca Comics che alla fine si finisce a spendere comunque anche tanto ad andare a Lucca Comics, in cui però la ressa e le persone sono molte di più. Staremo a vedere come sarà questa edizione del 2024. Da quello che mi hanno detto, di solito il rapporto tra numero di artisti e persone che partecipano è di 1 a 10, per cui ci saranno 80 artisti, io mi aspetto circa un 800 persone, non di più, ma significa avere un contatto diretto con l'artista, poterci chiacchierare, poterlo conoscere e poter vedere la sua arte, i suoi sketch, le sue tavole e magari anche acquistare qualcosa. Qual è il mio piano per questo Eccomo Comic Art Festival? Beh, numero uno è ritirare una commission, quindi un disegno che io ho richiesto, al fumettista francese Olivier Vatten. Vatten è celebre tra i lettori di Star Wars perché è lui che ha realizzato i disegni dell'adattamento a fumetti dell'Erede dell'Impero. Infatti, oltre a ritirare la mia commission, gli porterò anche da firmare il mio volume storico Magic Press, firmato già da Timothy Zahn. Oltre a Olivier Vatten c'è anche Mathieu Loffre, che ha realizzato la copertina di questo volume, così come di quest'altro volume dell'ultima missione. Sempre per rimanere a tema dell'erede dell'impero, un altro artista presente è Terry Dodson, che a inizio carriera, diciamo, ha lavorato all'adattamento a fumetti di Sfida alla Nuova Repubblica, ma che nel nuovo canone più recentemente riconoscerete sicuramente per aver realizzato Principessa Leia. Porterò quindi anche questo volume per una firma. C'è poi anche Alex Malev, sempre per rimanere in tema volumi italiani, disegnatore della serie a fumetti Lando, scritta da Charles Soule.
E poi ci sono tanti altri artisti, alcuni hanno lavorato a Star Wars magari soltanto per alcune variant cover o per delle cover regolari, altri hanno fatto magari alcuni numeri singoli di alcune serie. Penso ad esempio a David Messina, che abbiamo già conosciuto a Lucca, ma a cui porterò sicuramente, perché non era ancora uscito a Lucca, e il numero di Shadows of Starlight 4 che ha disegnato lui. Di nuovo Lando, questi sono numeri americani. Ci sono appunto artisti, dicevo, che hanno realizzato magari solo una copertina, come il caso di Esad Ribic, che è un artista incredibile, che fa davvero dei dipinti spettacolari, soprattutto a tema Marvel. Questo è uno dei suoi lavori su Star Wars, glielo porterò. Sono molto contento di avere questo numero. Tra gli artisti italiani che parteciperanno c'è anche Riccardo Federici, che ha realizzato questa copertina per Empire Ascendant, la copertina regular, ma che ha anche vinto una delle menzioni speciali in un concorso d'arte indetto dall'Industrial Light and Magic. Una grande conoscenza dei fan di Star Wars, Marco Checchetto, ho già quasi tutto firmato da lui, mi manca questo, glielo porterò, evidentemente. C'è poi anche l'autore di una delle copertine del cofanetto Lato Chiaro del 2015 di Panini, Panini Exclusive, Liber Meio, che ha realizzato questa copertina. E poi c'è un artista incredibile e che ha lavorato a Star Wars anche lui quando era giovane, perché ha lavorato ad alcuni numeri della serie Star Wars, quella storica dalla 1 al 107. Lui ha lavorato ad alcuni numeri, mi sembra il 99, il 98, il 102, alcuni degli ultimi numeri, oltre a realizzare le copertine per il fumetto adattamento di Il Ritorno dello Jedi, che è qui pronto per essere autografato da lui, un'occasione abbastanza unica. Il mio piano quindi è assolutamente far firmare questi volumi che mi ho mostrato, ritirare la commission e spero anche farvi fare qualche sketch da alcuni di questi artisti. Vedremo come andrà, ovviamente ve ne parlerò poi post, ma iniziamo intanto a vedere com'è il Lake Como Comic Card Festival direttamente da lì. Sono in partenza per il Lake Como Comic Card Festival, sono molto molto carico, c'è una bellissima giornata, per cui già stare al lago sarà una figata, quindi dai, continuiamo con questo vlog. Arrivare a Cernobbio è stato molto facile, in macchina ma so anche in treno e a pochi minuti di autobus alla stazione di Como. Lì ho dovuto aspettare un attimo prima di ricevere l'accredito stampa per poi dirigermi nel parco della Villa Erba di Cernobbio, dove appunto all'interno del parco c'è un meraviglioso centro congressi, devo dire di un'ottima dimensione, non enorme ma neanche piccolo. Il centro congressi è con uno stile anche abbastanza futuristico, mi è piaciuto molto come location. All'interno del centro congressi ci si muoveva abbastanza agevolmente, c'era gente appunto anche con i trolley e le file davanti ai banchetti degli autori non erano mai più di 3-4 persone al massimo. Poi si è un po' riempita comunque la fiera nel corso della giornata. Un po' di video anche da gli autori che ho visto in questo Lake Como Comic Art Festival. Qui abbiamo Eric Kist, nominato anche come miglior copertina agli Eisner Awards del 2024, che sta realizzando un remark su una copia in edizione 1-25, quindi una variant cover incentive 1-25 di Throne Alliances numero 4, in copertina da lui disegnata, che ho acquistato in loco, ce li aveva un po'. Sta realizzando un remark, cioè un sketch, un piccolo sketch sopra la cover che ha anche già firmato. In questo caso mi sta realizzando un TIE Defender. Mi aveva proposto una morte nera, io gli avevo chiesto qualcosa che si integrasse un po' con la copertina, però gli ho detto che la morte nera Throne non l'avrebbe apprezzata. Quindi ecco che realizza un TIE Defender in argento e inchiostro nero e bianco. Un lavoro molto minuzioso, molto piccolo, ma estremamente dettagliato. C'erano poi in vendita anche copertine, tavole originali. Qua invece vediamo Terry Dodson che mi sta realizzando uno sketch di Ivan Verlaine sulla copertina White di Star Wars 1. Bill Sienkiewicz era sicuramente uno degli artisti con la fila maggiore lì a Lake Como, ha realizzato degli sketch meravigliosi, delle commission bellissime. Io mi sono giusto fatto firmare la mia copia del Ritorno dello Jedi.
Eccomi, sono uscito dal Lake Como Comic Art Festival. C'è un matrimonio, per cui forse sentite un po' di musica dietro di me. È stata una figata e si è concluso alla grande, perché avevo chiesto ad Alex Maleb uno sketch su una black cover, quella di Darth Vader, che doveva essere una testa in bianco e nero, e alla fine mi ha fatto un busto a colori, senza nessun sovrapprezzo, quindi quello è il bello anche di questa sorpresa. E mi è piaciuto tanto, sono molto molto contento, devo dire. È una fiera che comunque non era poi così poco affollata come mi aspettavo, insomma c'era tanta gente, anche se comunque le file erano tutte gestibili, sono state pochissime, soltanto in determinate occasioni, ad esempio il momento in cui hanno fatto le firme gratuite e Bill Sienkiewicz le faceva tra le 4:30 e le 5, e, però anche lì c'è stato soltanto da mettersi in fila un pochino prima, verso le 4:15, e poi tempo mezz'oretta, firma fatta, foto fatta, quindi molto bene. Il loot è consistente tra copertine autografate, tra variant comprate in loco e anche magari autografate, in un caso con un remark, un paio di sketch su delle, una white, una black cover, e quindi molto molto bene. Davvero soddisfatto per la location, ovviamente così come per Lucca è tantissima roba, cioè la location è anche il bello della fiera, anche qui la location devo dire che dà un tocco molto particolare a questo evento. Quali sono quindi i miei acquisti a questo Lake Como Comic Art Festival del 2024? Siamo giunti in chiusura del video e vi voglio mostrare che cosa mi sono effettivamente portato a casa. Oltre ovviamente a tutti i fumetti che vi ho mostrato all'inizio di questo video, quindi il mio piano per questo Lake Como Comic Art Festival, che ho fatto firmare tutti, a parte l'albo di The Storms of Crate con la copertina di Marco Checchetto, perché purtroppo non l'ho trovato al suo desk quando sono passato in zona, ma in realtà in tutta la durata della fiera, mi sono portato a casa. Intanto ho acquistato Throne Alliances numero 4 in copertina 1.25, quindi Incentive Variant 1.25 di Ian Gist, di Eric Gist, che era presente lì al festival, e da cui quindi ho comprato direttamente questa bellissima variant che mi sono fatto sia firmare che anche mi sono fatto fare un remark. È stato molto bello l'interazione, perché io gli ho chiesto un tipo di remark che si integrasse un po' con la copertina stessa. Quindi lui all'inizio mi ha proposto una morte nera, però io gli ho detto che in effetti Throne non avrebbe apprezzato una morte nera, avrebbe preferito magari un TIE Defender. E allora si è lanciato in questa sfida, ottenendo quindi un bellissimo effetto tridimensionale su questo TIE Defender, tutto argentato e inchiostrato poi in nero. Per quanto riguarda invece le white e black cover, sono andato alla fine da due artisti. Uno è Terry Dodson, il disegnatore appunto di Principessa Leia, da cui mi sono fatto realizzare una bellissima di Van der Leyen. Molto semplice, molto veloce, però secondo me estremamente efficace. Anche qui temevo, almeno pensavo, che mi facesse un disegno molto piccolo. All'inizio mi aveva detto così, una piccola testolina, ma alla fine è finito per utilizzare tutta la superficie disponibile. Quindi molto contento di questa Ivan Verlaine, realizzata con un layout a matita e poi in pennarello da Terry Dodson. Per quanto riguarda la cover black, in realtà io avevo un po' altri piani, ma l'ospite da cui sarei voluto andare per far realizzare una bella variant cover black, che era Emanuele Lupacchino, purtroppo non era poi alla fine presente a Lake Como Comic Art Festival. Quindi c'era Alex Malev e ho deciso, visto che aveva già disegnato delle guardie dell'imperatore all'interno della miniserie Lando, di farmi realizzare una guardia dell'imperatore. Gli ho chiesto una testa, per cui l'elmo essenzialmente della guardia, in bianco e nero sulla copertina nera. Quando poi sono andato a ritirarla qualche ora dopo, mi ha detto: ah, comunque ti ho buttato anche su un po' di colori, e mi ha fatto in realtà un mezzo busto a colori. Guardate che spettacolo, sembra praticamente che esca dalle ombre, dalla copertina. Sono contentissimo del risultato finale. All'inizio mi ha colto un po' di sorpresa, perché non me l'aspettavo, e quindi poi mi ha chiesto sinceramente: ma ti piace? Io ci ho messo anche un po' di colore.
E io però non sapevo all'inizio che cosa dire, perché mi aspettavo tutt'altro, ma sono più la guardo più mi piace, soprattutto per questo effetto luminoso anche davanti, insomma splendido, e sono molto contento di questo pezzo di Mahler. Il pezzo grosso, come potevate immaginare, è la commission di Olivier Vatin, che lui in realtà ha già spoilerato su Instagram, quindi la potete vedere anche sul suo Instagram, ma ve la mostro qua in tutto il suo splendore. Ecco qua l'ammiraglio Aralani. La scelta è ricaduta su questo personaggio perché è un modo per coniugare passato, cioè il fatto che Vatin abbia disegnato l'adattamento fumetti dell'erede dell'impero, con il presente, cioè un personaggio sempre parte dell'ascendenza Cis, inventato da Zan per i nuovi romanzi canonici. E quindi mi piaceva l'idea di avere un'interpretazione di Vatin di un altro personaggio Cis, però in questo caso femminile. Adesso devo recuperare una cornice, o meglio tre cornici, una per opera, per sistemare qui a Reading Bay 15 queste bellissimi disegni originali. La collezione quindi si arricchisce e io, come sempre, vi aspetto a Reading Bay 15 negli orari e nelle date che comunichiamo di mese in mese. Spero che questo vlog vi sia piaciuto, che sia riuscito a trasmettere un po' quella che è stata la mia esperienza a questo Lecomo Comic Arts Festival e avervi anche dato un po' un'idea di quello che è questo festival. Un festival che quindi è molto particolare, dovete essere interessati a disegni, tavole originali e tutto quello che concerne l'arte dei fumetti. È un festival in cui sicuramente potete avere un rapporto diretto con i vostri artisti e stare lì a chiacchierare con loro diversi minuti, diverso tempo, a maggior ragione se magari stanno realizzando per voi una commission o uno sketch. Non è sicuramente un festival per tutte le tasche, visto anche il biglietto d'ingresso, che è già uno scoglio importante. Tuttavia, forse andando a risparmiare, facendo magari una fiera o due fiere in meno di quelle un po' più generaliste, se volete dedicarvi a questo festival, soprattutto se siete magari nei dintorni, per cui non dovete per forza dormire fuori, potete anche farlo in giornata, cosa che è fattibilissimo. Io sono riuscito a fare tutti gli sketch, tutte le firme che volevo senza problemi durante una giornata intera, anzi in realtà entrando alle 12 invece che alle 10, quindi con 2 ore in meno di tempo a disposizione, in 6 ore ho fatto tutto. Beh, magari risparmiando su un paio di fiere potete dedicare tempo e risorse economiche a questa, perché ne vale assolutamente la pena. E anche solo per tutte le firme che potete raccogliere, avere delle copie autografate dei vostri albi, anche solo per quell'esperienza è sicuramente qualcosa da fare almeno una volta. Se in più poi ci mettete magari l'acquisto di qualche pezzo, di qualche sketch, di qualche commission, in cui andate essenzialmente a risparmiare sulle spese di spedizione, vedete che alla fine non è affatto una spesa folle. Quindi ancora grazie mille per l'attenzione, noi ci vediamo come sempre qui sul nostro canale YouTube e su tutti i nostri social. Io non posso che augurarvi delle buone letture stellari, ma anche delle buone collezioni stellari, in questo caso di tavole e di arte. Grazie ancora per l'attenzione e che il lato cartaceo della forza sia con voi. Ciao!